un buongiornissimo unboxing perché è arrivato un pranzo, cena a domicilio di Andrea La Rossa, panna cotta, un credo hamburger, sì è un hamburger decisamente, vitello tonnato, qua secondo me ce la faccio, vitello tonnato, riso acquerello, quindi questo è un risotto, qua c'è della carbonara, qua ci sono delle costine di maiale, questa deve essere la salsa delle costine. Chi sono io per parlarvi bene di una cena senza averla mangiata? Domani sera cuciniamo con la roba mandata dal chef Andrea La Rossa e se mi piace tutto magari vi recupero un codice sconto. Sì, ho gli occhi gonfi perché sono diventata allergica, credo, alla vita. Però ho un mascara bellissimo di We Makeup che vi volevo segnalare. Mentre aspetto di arrivare a 800.000 follower, grazie al vostro importante contributo di promuovi anche tu l'estetista cinica presso i tuoi contatti, vi devo far vedere due unboxing veramente divertenti. Al primo tengo particolarmente, si chiama Brixia Sorpresa, è una scatola che hanno realizzato dei commercianti di Brescia che sono chiusi in questo momento di lockdown per cercare di sopravvivere. Lo so che sono una pesantona e rischio di diventare una pesantona, però vedo troppe saracinesche abbassate e mi rendo conto che se questa cosa fosse capitata a me, non adesso, ma anche solo 4 anni fa, io sarei gambellaria. Possiamo pensare sempre al nostro orticello oppure possiamo pensare che quando compriamo qualcosa facciamo una scelta che in qualche modo diventa virtuosa perché aiuta qualcun altro e che Jeff Bezos non ha bisogno dei nostri soldi. E quindi arriva Pasqua, anche in questa occasione cerchiamo, non so, di ordinare da un ristorante che ha bisogno di sopravvivere, sappiamo che la ristorazione rischia di essere spazzata via da questa situazione, di comprare una colomba artigianale anziché quella del supermercato. Sì, lo so che la colomba artigianale costa di più, però io credo che una colomba di cattiva qualità in meno, una colomba di buona qualità in più e dare una mano a una realtà locale valga la pena. Comunque, torniamo a bomba. Questi ragazzi di Brescia si sono messi tutti insieme, hanno fatto questa box sorpresa dentro la quale io ho messo i burro cacao Kisses nell'edizione speciale di Brescia. I ragazzi del caffè Gramsci hanno messo una selezione di caffè. Madonna, che profumo buonissimo, speciale. Caffè Gramsci ha delle selezioni di caffè pazzesche. I miei amati ragazzi di Pixel hanno messo dei calzini fatti da loro, sono quelli che hanno fatto i calzini che c'erano quest'anno a Natale nei miei pacchi, i calzini con scritto Cotechino e Zampone, con i dinosauri. Trovate una tazzina di Trame Arte, che è una ragazza che fa ceramica, è bresciana, guardate la bellezza. Un gioco educativo di Barbanzè, che è il negozio storico di giocattoli di Brescia, andate a vedere anche le pagine di queste attività, e una cartolina di 2/3 che è una fotografa bresciana. Il contenuto della scatola varia, nel senso che ci sono sempre un gioco, un calzino, una foto, una tazzina, il caffè, ma variano. I ragazzi devolvono il 10% del ricavato di questa iniziativa in beneficenza ad un'associazione che si occupa di gestire il tempo delle attività extrascolastiche dei bambini di famiglie in difficoltà, il resto invece aiuta queste attività bresciane. Io vi lascio in swipe up dove la potete trovare e vi dico anche dai. Allora, non vi ho mai confessato uno dei miei guilty pleasure, come direbbe Giulia Valentina, che è guardare su Facebook la pagina di Agnelli di pasta di mandorle brutti, andatela a seguire. Quest'anno, non sapendolo, i ragazzi di Taibi, che è la pasticceria siciliana di cui io vi ho consigliato il panettone al pistacchio questo Natale, c'è anche la colomba al pistacchio, mi hanno mandato l'agnello di pasta di mandorle. Questo agnello di pasta di mandorle è bello, quindi prendete questo come reference e andate a vedere la pagina di Facebook, ma soprattutto assaggiate la colomba al pistacchio di questa pasticceria siciliana perché è pazzesca.
nella mia personale classifica colomba c'è anche la pasticceria Lievita, che a Brescia dà lavoro a persone affette da disabilità. Come vedete, la colomba è già stata degustata. Qua solleviamo una questione: buonissima la colomba della pasticceria La Primula di Treviglio, però mi ha quella glassa con dentro i pezzettoni bianchi di zucchero che a me... Invece questa glassa qua, che è quella che sa di amaretto, è la mia glassa preferita in assoluto. Adesso io capisco che è una disquisizione un po' così, ma a voi la glassa? Cioè, a me piace questa, ok? Che sa tipo di marzapane. Poi invece c'è quella che ha i pezzettoni bianchi. A voi quale piace? Ultimo unboxing, un po' in ritardo rispetto a quando ho ricevuto questa cosa, perché l'ho regalata ad alcune persone. È l'uovo di Paolo Griffa, che è una bomba che si rompe col martello. Mi spiego? Voi date una martellata e dentro c'è la sorpresa. Io l'ho regalato a 3 persone perché mi è talmente piaciuto che ho deciso che lo dovevano avere. Giustamente voi vi state dicendo: sì, ho capito, cinica, che hai regalato l'uovo, cosa c'entra che hai fatto l'unboxing in ritardo? Perché non volevo che lo vedessero nelle mie stories, perché sennò capivano subito cosa gli avevo regalato. Siccome adesso li ho consegnati, ve l'ho potuto far vedere. Tonnato dello chef Andrea La Rossa, vitello tonnato, polvere di cappero e acciuga, coso. Adesso lo montiamo. Ma le fette di Magatello sono tutte separate una a una. Cioè, mi spiego?